si è dedicato con una carità immensa nell'aiutare gli ammalati, e per questo aiuto che gli ha portato è stato terribilmente contagiato da quella malattia, da quelle malattie che mi abbiamo portato, e così il padre si è preso vicino, stando in Gonzaga. Un giovanetto che fin dalla sua vita ha sentito l'inclinazione alla vita religiosa perché è educato cristianamente dalla madre. E vogliamo oggi rimprovare la sua intercessione perché anche noi, conformandoci alla volontà di Dio, possiamo giungere anche noi insieme con lui la gloria del cielo. E per celebrare pienamente i santi misteri riconosciamo i nostri peccati. Le sue popoli che si hanno nel mondo,
pregando non sulle tante parole vuote in italiano. Essi credono di venire ascoltati a forza di parole. Non siate dunque come loro, perché il Padre vostro sa di quali cose avete bisogno prima ancora che viene vegliate. Voi dunque pregate così. Padre nostro che sei in cielo, sia santificato il tuo nome. Venga il tuo regno. Sia fatta la tua volontà, come in cielo, così in terra. Dacci oggi il nostro pane quotidiano e rimetti a noi i nostri debiti, come anche noi li rimettiamo ai nostri debitori. E non abbandonarci alla tentazione, ma liberaci dal male. Se voi infatti perdonerete agli altri le loro colpe, il Padre vostro che è nei cieli perdonerà anche a voi. Ma se voi non perdonerete agli altri, neppure il Padre vostro perdonerà le vostre colpe. Thank you.
Yeah.